Cosa fate in queste stanze, messeri? Altri visitatori, non c'è mai un attimo di quiete in casa mia. Eh già, questa è la mia abitazione, o meglio, lo è stata. Io sono Gabriella Caterina Mesme de Marolles, damigella d'onore della duchessa reale Maria Giovanna, contessa prima di Sales e poi di Osasio, favorita del duca Carlo Emanuele II di Savoia, ma tutti mi conoscevano come la signora del palazzo. Io ho abitato in queste stanze per 57 anni quando ero viva e per quasi 300 dopo. Ma se volete conoscere la storia di questa dimora, io potrei farvi da guida. Seguitemi. Benvenuti a Palazzo Lascaris. Benvenuti nella mia umile dimora. A dire il vero, a costruire questo edificio sono stati i conti Beggiami di Sant'Albano che possedevano questo appezzamento di terra detto isolato di Santa Francesca. Torino allora era una capitale in espansione e questa era la sua periferia. Qui vicino sorgeva la cittadella. Di tempo ne è passato. Anche se quest'atrio è rimasto uguale, stesso pavimento di legno, stesse colonne, stesse statue. Le ho fatte mettere io. Certo, ai miei tempi passavano le carrozze, oggi strani mezzi rumorosi e sferraglianti, ma l'atmosfera che si respira sotto queste volte è la stessa. Il cortile invece è cambiato. Ai miei tempi c'era un giardino alla francese che si estendeva sino alla cittadella. Queste due ali dell'edificio sono state aggiunte dopo e anche questo ciottolato di pietre di fiume è stato messo nei primi anni del Novecento, ma andiamo con ordine. Seguitemi al piano di sopra. I Beggiami di Sant'Albano erano due fratelli, Giovanni e Michele. Il secondo era vescovo di Torino e ha anche celebrato le mie nozze con il mio primo marito, Carlo delle Lanze. Nozze riparatrici per coprire la mia relazione con il duca Carlo Emanuele, ma sorvoliamo. I Beggiami fanno costruire questo palazzo da un grande impresario dell'epoca, Domenico Bernardi, che aveva lavorato per la vigna in collina di Madama Reale. Il palazzo sorge tra il 1663 e il 1665 ed i Beggiami vi abitano per 9 anni. Nel 1672 ne diventiamo proprietari mio marito ed io. Il palazzo allora era conosciuto come Palazzo delle Lanze, in nome del mio primo marito. Poi, quando rimasta vedova, mi sono risposata con Giacinto Scaglia, signore di Osasio, diventa Palazzo Osasio. Non una grandissima fantasia, ma sorvoliamo. Quando sono arrivata qui, il palazzo era già degno di un nobile, ma io ho voluto ugualmente aggiungerci un tocco personale. E così ho fatto decorare i miei appartamenti. Belli, vero? Gli affreschi di questa sala rappresentano le gesta di Sansone, mentre nella stanza a fianco ho fatto dipingere le allegorie. Negli anni i dipinti erano stati nascosti da un controsoffitto e soltanto nel 1975 alcuni operai li hanno casualmente riportati alla luce. Stucchi e decorazioni sono stati restaurati e devo dire che è stato fatto proprio un bel lavoro. Sembra di essere ai miei tempi. Bei tempi. Quanta vita c'era in queste stanze. Ma certamente la stanza con più vita di tutte era questa. Qui c'era il salone da ballo. Immaginate che feste, che luci, che vestiti. Oggi è un salone di rappresentanza. In un certo senso è una continuazione. Ancora oggi vengono ricevute personalità internazionali in visita al Consiglio regionale. E dopo le feste, il riposo. Da questo belvedere era bello guardare i tramonti, sentire le carrozze passare nella via, godersi la quiete del palazzo. Anche se i momenti di tranquillità non erano moltissimi. Non poche volte, infatti, il palazzo è stato danneggiato e non soltanto durante la Seconda Guerra Mondiale. Pensate, il 20 agosto 1698, prima dell'alba, siamo stati svegliati da una fortissima esplosione. Un fulmine ha fatto esplodere il magazzino della polvere da sparo nella cittadella e questo palazzo, come quelli accanto, è stato molto danneggiato. E poi l'assedio del 1706. Qui eravamo proprio sotto il fuoco dei cannoni francesi, posizionati laggiù, poco fuori le mura. Eppure, nonostante tutto, questo palazzo l'ho sempre amato moltissimo. Tanto che quando nel 1720 ho dovuto venderlo, ho posto la clausola di poter restare a vivere nei miei appartamenti sino alla mia morte. E così per 9 anni, sino al 22 febbraio 1729, ho convissuto qui con il mio successore, il marchese Giuseppe Gaetano Carron di San Tommaso, la cui famiglia sarà proprietaria del palazzo per circa 120 anni.
Vedete quella cicogna dipinta lassù? Indica che questa, in origine, era stata pensata come la stanza da letto principale del palazzo. È un auspicio di fecondità. Ai Carron però non piaceva e così si fanno costruire nuove stanze. Io ormai ero passata miglior vita, ma ho continuato a vegliare di nascosto sulle vicende del palazzo e ho potuto così vedere il suo aspetto cambiare molto sotto i Carron. Viene costruita la manica di destra con le stanze da letto, delle nuove scuderie su progetto di Bernardo Vittone ed un ripostiglio per gli attrezzi in giardino. Intanto cambia anche la società. La rivoluzione francese si fa sentire, per noi nobili le cose non vanno benissimo. Il nipote del marchese, Giuseppe Bonaventura, fraziona l'edificio e lo affitta a famiglie nobili e borghesi. Al piano terreno si installano attività artigiane. Un caffettiere, una famiglia di indoratori di carrozze, una di pittori. Nel palazzo vivono 127 persone. L'ultima discendente della famiglia Carron è Cristina Giuseppina, che nel 1803, a 17 anni, sposa il conte Agostino Lascaris. E voilà, il palazzo acquista il nome che porta ancora oggi e paradossalmente lo prende da uno dei proprietari che meno vi abitò. Giuseppina Carron e Agostino Lascaris non andavano tanto d'accordo. Uno stava qui in Piemonte, l'altra in Toscana, per motivi di salute, pare, ma sorvoliamo. Questa situazione influisce però sulla storia del palazzo, perché nel 1835, approfittando della lontananza della moglie, Agostino Lascaris ospita la Camera di Commercio e Agricoltura. È la prima di una lunga serie di utilizzi del palazzo come sede di uffici e istituzioni pubbliche. Lo conoscete? Ma secondo voi, nella storia di Palazzo Lascaris, così intrecciata a quella di Torino e del Piemonte, poteva mancare Camillo Benso, conte di Cavour? E infatti, l'unica figlia di Agostino Lascaris e Giuseppina Carron, Adele, nel 1826 sposa Gustavo Benso di Cavour, fratello del più famoso Camillo. Alla morte dell'ultimo Carron di San Tommaso, il palazzo diventa proprietà della famiglia Benso. Questa, che era stata la camera da letto dei Carron di San Tommaso, fa per alcuni anni da ufficio a Camillo Benso. Qui invece teneva le riunioni più riservate, politici, uomini d'affari e anche, pare, qualche incontro più informale. Nel 1871 il palazzo viene prima smembrato per vendere una parte del giardino e poi definitivamente venduto al Banco di Sconto e Sete. Da dimora nobile a sede di uffici, il palazzo continua i suoi cambiamenti. I locali interni vengono adattati ai nuovi utilizzi e all'esterno vengono aggiunti due loggiati e i portici in cortile, ed il cortile stesso viene chiuso da un muro. Tra l'altro, a Palazzo Lascaris, l'11 luglio del 1899, si tiene la prima riunione del consiglio di amministrazione della Fiat, che pare sia la causa dell'invasione di quelle carrozze rumorose che dicevamo prima. Nel bombardamento del 13 luglio 1943, Palazzo Lascaris è danneggiato pesantemente. Molti dei saloni crollano e l'edificio è incendiato. Nel 1948 la Camera di Commercio acquista Palazzo Lascaris e inizia i lavori di ristrutturazione che danno al palazzo più o meno l'aspetto che ha oggi. Non sapevo più dove nascondermi con tutti quei lavori. Tutto viene messo sottosopra e risistemato, mobili, soffitti, decorazioni. E arriviamo alla storia di oggi. Nel 1975 il Consiglio regionale del Piemonte acquista Palazzo Lascaris per farne la propria sede. Sotto il cortile viene costruita la sala consiliare. Questo è il nuovo cuore pulsante del palazzo. È qui che il Consiglio regionale prende corpo. Non è più l'età degli svaghi e delle feste da ballo. Oggi a Palazzo Lascaris si scrivono le leggi regionali che regolano la vita del nostro Piemonte. E siamo arrivati alla fine del nostro giro a Palazzo Lascaris. La storia continua a passare tra queste mura. Un tempo erano re, duchi, signori e oggi presidenti, consiglieri, cittadini. Domani chissà. Ma troveranno sempre me ad accompagnarli. Bene, ora vi saluto e lasciate che vi dia ancora una volta il mio benvenuti a Palazzo Lascaris.